Allora, cari amici, bentornati in un altro blog del comico K3. Comunque, allora, bentornati in questo... Miau, cari amici! E ci sono anch'io, K, perché mi devi lasciare fuori da questo... Perché show. Comunque un po' culattore. Comunque. Questo qui è video unboxing, come avevo promesso, dopo la mia top 5 più jolly. Nome originalissimo. Io l'avrei chiamata... Tu l'avresti chiamata, lo prenderà a culo.it. Comunque... Allora, top 5 più jolly. Allora, come facciamo l'unboxing delle solo HD Verde Pisello? Come tanti ci hanno detto, la nostra professionalità è assai assente. È assente, quindi noi ci siamo. Siamo muniti di foglie. Ci siamo muniti di un copione, perché noi vogliamo fare le cose fatte bene. Quindi, hai te la battuta. Comico, ok. K3, dai cazzo! Comico, è sempre comico. Stacco al culo. Ok, K3, questa è professionalità, cari amici. Le croci, comico. K3, ti diamo una questa pagliacciata. E ok. Cari amici, questo è quello che volevamo farvi, un breve, una sintesi di quello che vi volevamo dire, che se io faccio un video professionale come i coglioni che si mettono a leggere un foglio e c'hanno tutto scritto, io lo faccio così perché io non mi trovo proprio, non lo so, io preferisco la spontaneità nei video e soprattutto la spontaneità, se dovete fare dei video professionali come molti ci dicono, che non ci sono quelli che provano nelle bits 2 giorni e si credono più esperti di noi che proviamo da 2 anni, 3 anni. E quindi si credono più esperti di noi, cioè parlando, che hanno davanti le solo HD e dicono che sono le solo. Beh, con le facce speciali. A tutto fuori, su K3! Dal mamone! Perché questi, allora, gli effetti speciali, allora ricordiamo che... Sono gli effetti speciali che ci sono nelle beats, capito? Quando ne andiamo ad ascoltare, immaginatevi questa lucina. Perché logicamente le canzoni sono piene di effetti speciali. Cazzo, se non ci sono gli effetti speciali nelle canzoni. Capo, posso dire una cosa? Cari amici, noi siamo spontanei. E poi andiamo avanti così. L'ovattamento, comunque, noi siamo spontanei. Andiamo avanti così, non ce ne frega un cazzo di essere professionali. Infatti. Perché il nostro blog è nato così e continuerà così. Infatti, quindi se non vi va bene, non ci seguite perché nessuno vi obbliga a seguirci. Se vi va bene, continuate a seguirci. E noi siamo ben contenti. Perfetto. Insomma, noi siamo qua. Adesso facciamo l'unboxing delle solo. Mentre K3 si beve il suo bitter. Se può fa sì. O San Bitter. Qui c'è scritto Benz. Vabbè. Quel cazzo che beve. No, perché poi ci sono anche gli amici che tipo ci scrivono un gladiatore, Franco o qualcosa, sei un gladiatore. Scrive: cazzo, ma che paio di cuffie sono le best? Ce l'ha scritto Beats. Vabbè. Però comunque, sono le best. Vabbè, ok. Volevo solo dirvi che praticamente è un unboxing un po' fasullo, perché le cuffie comunque l'ho già aperte e l'ho già in testa più di una settimana. Perché lui non è capace di aspettare. Comunque, se volete vedere l'unboxing, un vero unboxing delle... solo HD, potete andare a vedere queste da parte sul nostro canale. Quindi sono veramente aperte al momento. Al momento, ok, quindi Smart TV. Quindi procediamo con questo unboxing un po' tarocchens. No, perché le cuffie sono originali, ragazzi, soltanto che visto che non si può parlare proprio di unboxing puro. Facciamo solo vedere un unboxing un po' già fatto. Perfetto. Sulla scatola comunque abbiamo sempre le cuffie con tutte le descrizioni. Sì, scatola nera. Scatola nera, con le cuffie verdi. In modo, ma lo giro io, no? Scusi. No, perché io non filmo, perché sennò io ho il Parkinson, quindi vado un po' così quando filmo. Un po' tanto. Quindi diciamo che c'è gente che è un po' schizzinosa e si dà. Vabbè, non c'è più la fase Dottor 3 per l'ennesima volta. Dormo la notte per questo fatto. K3, se mi fa dire anche sì, certo. Insomma, cuffie qui, qualche descrizione anche in italiano, il contotalk, eccetera, eccetera. Non c'è più la faccia di Dottor 3, c'è solo la firma, le nuove scatole e andiamo avanti così. Lo scambio di nuove parole. Allora, perfetto. Beats, come al solito, il rilievo color rosso, tono.
tono su tono, cioè praticamente si vede in controluce per vedere solita fascettina per aprire e solito coso per appenderle al coso quando si vanno a vendere. Se no Arculo. Arculo, sì, anche Arculo, Arpisello, sì. Comunque, allora, apriamo, il sotto ricordo c'è sempre tutte le descrizioni. Sì, va bene. Riciclaggio. E anche il seriale. Ok, perfetto. Andiamo ad aprire questa confezione che, come al solito, si trova sempre qua, tutta la procedura, i cavi, le informazioni riguardanti la garanzia e tutto il resto. Si trova qui dentro, come al solito, a strappo, quindi diciamo che è un po' molle perché l'aveva già aperto il comico, meno male perché sennò si sarebbe fatto fatica. C'è sempre la mia ragazza, come al solito, perfetta, magari dice, cazzo, però se cambia un po' di cuffie, cioè, ce n'ho più io di tanto un po'. Comunque! Bene. Come sotto solito, abbiamo lo sticker. Lo sticker, veramente, meno male che li hanno fatti bianchi, come ripeto, perché gli altri, che gli, cioè, i precedenti i erano gialli, facevano un po' schifo, anche lo metto a posto. Vabbè. C'è un po' schifo. Questi qui veramente sono veramente belli. Il cavo non era arrotolato in quella maniera. Il cavo era arrotolato in maniera bella, cioè praticamente era... proprio sì, così l'ho arrotolato io. Sì, non è che l'ho fatto a cazzo, perché qualcuno non lo sapeva fare. Ecco, allora però l'ho fatto ho io. Ho chiesto l'aiuto al capo, ha fatto un lavoro meglio del mio sicuramente. Cavetto con il control talk, come possiamo vedere qui, scaviamo nei cavi. Ah, lo slacci pure il K3. Ah, lo slaccio. Slacci. Venga qua vicino. Venghino. Aspetti che metto a fuoco. Al paese di vendita. Sta fermo. Ok, perfetto. Contro il talk. Io li ho spaccati tutti comunque. Allora. Vabbè, solo il K le spacca. Come al solito, bit scritto qui. Ok. E qui solito Jack, come sono scritto anche qui bit. Aspetta che vengo vicino, per mettere a fuoco. Ok, perfetto. Perfetto. E non c'è più scritto Monster, come si sapeva, qui simbolo bit come al solito. Sì, l'ho già fatto vedere prima. Perfetto, questo che cavolo. Ricordiamo, per chi non lo so. Ha le prime armi, no? Sì, che sì, la Monster si è sciolta dal. Ecco. Beats. No, perché ci sono molti che fanno vedere di un paio di beats, ma non sanno neanche di cosa parlano, perché parlano ancora di Monster Beats, mentre non ci sono. Vabbè. Comunque, allora, prima di far cadere l'iPhone, inizio mi dica. Perfetto. Questo qui è il vano dove si trova la custodia. Dove sono alloggiate la custodia? Che sinceramente, cioè, molti hanno parlato di questa custodia, hanno detto che non protegge un cazzo, ma sinceramente, vedete, anche se cade per terra, comunque da altezze così, per me sinceramente fa, perché comunque è un materiale che con gli urti, anche violenti, si può vedere, lo faccio cadere per terra, potete vedere, negli urti violenti, riesce veramente ad attutire molto bene la caduta, quindi comunque per me è una custodia che può essere considerata valida. Di certo non sarà come quella dell'executive o delle studio, però è una custodia, un mixer, che il mixer diciamo che sono le migliori, come custodia, non come cuffie, ricordiamo, perché qui veramente c'è gente che è pazza. Comunque è comunque una buona custodia, sempre col suo laccetto che si apre qui, per chi non lo sapesse. Si apre qui, c'è l'accetto, c'è il coso per allacciarli, quindi ai jeans dove volete, la cintura, e poi si mette qui. O al culo. Al culo, anche ai tarzanelli che ci sono al culo. Ok, allora poi andiamo ad aprire questa custodia birossa, dietro non c'è niente, i bordini dentro alla cerniera è rossa, come potete vedere. È proprio la cerniera rossa. Sì, sì, andiamo ad aprire questo.